Qual è il nome di Mattarella? Incredibile gaffe dei concorrenti del GF VIP foto, video. Qual è il nome di Mattarella? Facile a dirsi, ma non al GF VIP. I concorrenti del GF VIP sono stati sottoposti ad un test di cultura generale e, come spesso succede nei reality, non hanno brillato per acume e preparazione. Anzi, a giudicare dalle molteplici gaffe che stanno rimbalzando in queste ore sul web, avrebbero bisogno di un gran bel ripasso. Dubbi sull'anno di costruzione della Torre Eiffel, sulla data in cui è affondato il Titanic, Jeremias se l'è cavata rispondendo quasi alla fine del film, e forti perplessità sulla capitale dell'Africa. Per Giulia De Lellis è l'Egitto, l'avreste mai detto? Se le date e le capitali sono ostiche per tanti di noi, almeno sulle cariche politiche più rappresentative del nostro paese dovrebbe andare un po' meglio, così alla domanda qual è il nome di Mattarella e qual è il suo ruolo? Ci si aspetterebbe che nella casa del GF VIP i concorrenti avessero risposto Sergio, presidente della Repubblica a occhi chiusi. E invece non è stato così. Per Aida il capo dello Stato si chiama Francesco, dopo un ripensamento Vincenzo, per Veronica Angeloni Marco e per Gianluca Impastato si chiama semplicemente presidente di nome. Comunque Francesco Vincenzo Mattarella è il nostro presidente della Camera e noi muti, non è un tweet offensivo, ma ironico, Cancelletto GF VIP ha ironizzato una spettatrice, Cancelletto GF VIP. Livello di culturale generale pari a zero. Da non sentire certe risposte, Mattarella preso. Della Camera, per non dire altro. Ha commentato un'altra sull'incredibile gaffe all'interno della casa più spiata d'Italia e ancora c'è chi ha ammonito Cancelletto GF VIP Sergio Mattarella. Bestie. Sergio. Punto.